the painted ones, my land, a land never conquered. Let me tell you the stories of history through myth and legend. Welcome to Caledonia! Opinione comune pensare che l'impero romano, nelle sue campagne di conquista, arrivò solo fino al vallo di Adriano, in Inghilterra, e non si spense mai oltre, verso quella terra che gli antichi chiamavano Caledonia, ossia l'odierna Scozia. Ma le cose sono andate alquanto diversamente. Infatti, numerosi episodi storici testimoniano la presenza delle legioni romane in Caledonia, anche per lunghi periodi. La presenza dei Romani in Scozia copre un periodo che va dal 71 al 213 d.C., un periodo complesso in cui l'impero romano ha tentato più volte l'occupazione, un'occupazione però mai totale e continua. I Romani hanno dato il nome di Caledonia alle terre a nord della provincia romana della Britannia, delimitate a sud dai fiumi Forth e Clyde e corrispondenti in gran parte all'odierna Scozia. Il nome latino Caledonia venne scelto dai Romani perché nella regione erano stanziati i Caledoni, un gruppo di tribù appartenenti alla popolazione dei Pitti, popolazione preceltica dell'età del ferro. Siamo qui con Adam Waters, un esperto insegnante di storia, soprattutto della storia scozzese e del passaggio degli antichi Romani in Scozia, e in particolare degli uomini dipinti, i Pitti. Oggi ci troviamo in un tipico paesaggio scozzese e indossiamo dei costumi che sono la riproduzione dei tipici costumi che indossavano le tribù. La prima cosa che noto, Adam, sono i colori sulla tua faccia, bianco e blu, che sono anche i colori della bandiera scozzese. Che cosa ci puoi dire a proposito di questo? First of all, the name Pict means painted people. It was a name that Rome gave the Picts in Anno Domini 297. Pict means paint. This is a blue pigmentation from a plant called woad. Woad plant was boiled, the leaves were boiled in water, added to clay and put onto their bodies. The white is from lime rock. This is not Scottish colours. The Scottish people were not here when Rome came here. The idea of this is the blue and white, the blue is put onto the bodies and they fought naked. They fought naked against the Romans. As the Romans marched forward into formation, they attacked them individually, but naked. It made them feel invincible to the gods. And the plant dye apparently caused hallucinogenics in the heat as well. So a plant dye called woad. The Scottish people never wore the blue. It was the pictorium, the painted ones. La prima invasione è stata lanciata dal governatore romano della Britannia, Quinto Pettinio Ceriale, nel 71 d.C., occupando il sud-est della Scozia. Ma solo nel 78 d.C., con Gneo Giulio Agricola, diventato governatore, avrà luogo la prima delle tre principali campagne romane. Tra il 79 e l'80 d.C., Agricola fece costruire una serie di fortificazioni nella valle tra il fiume Forth e il Clyde, riconoscendola già come una potenziale linea di frontiera. Due anni dopo, le sue legioni costruirono un importante accampamento a Trimontium, vicino Melrose, la cui esistenza è stata riportata alla luce dagli scavi effettuati nel XX secolo. Sono state rinvenute fondamenta di molte strutture, monete romane, ceramiche, resti dell'esercito, inclusa una collezione di armature e di elmi decorati. Ci troviamo a Melrose, in un piccolo villaggio a sud di Edimburgo, all'interno dello splendido Trimontium Museum,
che raccoglie un'importante eredità del percorso dell'esercito romano in Scozia. Il Tremontium Museum è di importanza internazionale, poiché raccoglie i ritrovamenti del più grande forte e insediamento romano a nord del Vallo di Adriano. Dottor Reed, quando e dove sono stati rinvenuti i reperti romani custoditi in questo museo? The first discovery was made in 1905 by James Curl, who was a local lawyer and also an amateur archaeologist. The fort site was known to have something unusual on it because many years before, maybe 50 years before, when they were building the railway, they ploughed up some Roman altars. So he knew that there must be something there. And of course, the three Eildon Hills were Tremontio, and these were known from the archaeological record to belong to Ptolemy's map from the 2nd century AD. So archaeologists knew there must be a Tremontio somewhere. James Curl suspected that the fort itself was close to the three Eildon Hills. Curl started excavating in 1905 and excavated for 5 years non-stop, continuously for 5 years, and found all of this amazing material. What legions served this place, and also was there cavalry units here as well? We know for sure that there was definitely at least one legion or part of a legion based at the fort, and that's the 20th Valeria Victrix Legion. They originally had come to Britain during the very first invasion at the time of Claudius, 43 AD, and had been in Britain since that time. They were based at a place that the Romans called Deva, which is modern day Chester, and they had taken some of that legion and placed them in the fort here during the initial invasion of Scotland. So we know that at least a section of the 20th Legion were based here. But not just the 20th Legion, there were a number of auxiliary regiments as well. And in particular, there was a cavalry regiment here, which we knew came from the south of France. So they were Gauls, and they were from a place that is now called Orange in Provence. And they were here for a number of years, and they've left their inscriptions and many of their artifacts here, including their cavalry gear. So we know that there was a mixed garrison of legionaries who were foot soldiers, infantry, and also cavalry. Agricola spinse i suoi eserciti fino all'estuario del fiume Tai e lì costruì forti e fortini, inclusa una fortezza legionaria nota con il nome di Inch to Till, oggi sito archeologico. Da qui ebbe avvio la costruzione del Gas Cringe, una serie di fortilizi più piccoli con torri di segnalazione. Moderni scavi archeologici hanno riportato alla luce numerosi reperti che testimoniano la presenza di questi siti. Nell'estate dell'84 d.C., i Romani affrontarono gli eserciti caledoniani nella battaglia del Monte Graupius, che è ancora oggi oggetto di discussione tra gli storici, per quanto riguarda la località precisa dello scontro e l'eventuale esagerato successo romano. Infatti, dai racconti di Tacito, i Romani uscirono vittoriosi, pur essendo inferiori di 10.000 unità, e fecero molti prigionieri. Ma nonostante la sconfitta, parte dell'esercito caledoniano riuscì a fuggire e a rifugiarsi nelle Highlands scozzesi. Il luogo più accreditato dagli storici come sede della famosa battaglia del Monte Graupius è comunque la vallata tra Benaci e Mittertap, dove ci troviamo oggi.
Dal tuo punto di vista di insegnante di storia, che cosa ci puoi dire riguardo questo periodo storico non molto conosciuto e spesso collegato solo al Vallo di Adriano? People think that Hadrian's Wall was as far as Rome had got. In fact, they'd got to the northern tops of the land called Caledonia in AD 70. There was a lot of problems with the imperial army, the Pictish people. 70% of the land was mountains, hills and glens. Only 9 to 12% was worth the land tenure. They did fight a famous battle called Mons Grapius and Anno Domini 84 up the Aberdeen area, and they retreated back to the lowland places, which now becomes known as Hadrian's Wall. As although they had won their victory, they had problems in their provinces, so they had to withdraw their troops, and they stationed at Hadrian's Wall before it was even built. This was the end of the Roman frontier. Nei racconti di Tacito, Calcacas è spesso ricordato come comandante delle tribù Caledoni nella famosa battaglia del Monte Graupius. Che cosa ci puoi dire in merito a questo? Quanto è vero e quanto è leggenda? We have information on the Battle of Mons Grapius, but it's a third-hand information. The word Caledoni was a name the Roman gave these the tribes of people. The Caledonians either could be the Pict, or the Picts, we don't know, are after the Caledonians. But the man in charge of the Caledonians was called Calcacus, and the name means swordsman. The story is that he had around 30,000 warriors with him, and during the battle, 10,000 were defeated. The man in charge of the Roman army is Gaius Julius Acrilica. And one of the legions that was there was the 9th Legion, the 9th Hispania. Not one Roman soldier was used to fight during that battle. It was all auxiliaries in the Roman army. But the story is that not one Roman soldier was killed during the Battle of Mons Grapius. It was auxiliaries that served in the army. Soddisfatto del risultato ottenuto, Agricola nominò un prefetto navale e istituì una flotta con lo scopo di circumnavigare la costa settentrionale della Scozia. Si dice arrivò addirittura a scoprire alcune popolazioni delle isole Orcadi e delle Shetland. Contemporaneamente fece marciare le sue legioni lungo la costa orientale scozzese fino al Moray Firth, vicino a Loch Ness, creando ulteriori forti come quello di Codor, considerato uno degli accampamenti più a nord dell'impero romano. I romani non si spinsero oltre Codor, poiché le Highlands, montuose e impervie, non si rivelarono un appetibile territorio di conquista. Dopo questi risultati, Agricola venne richiamato a Roma. Ma i suoi successori furono chiaramente incapaci di continuare l'impresa compiuta fino a quel momento. Così la strategia di colonizzazione dei Romani fu abbandonata. Era l'87 d.C. Show yourselves! Show yourselves, barbarians! Savages! I am a soldier of Rome! Successivamente i Romani tentarono una nuova campagna di conquista. Nel 118 d.C. venne spedita la nona legione in Spagna nelle terre del nord, partita da York e mai più tornata. Ancora oggi rimane uno dei più grandi misteri della storia dell'impero romano in Britannia. I will tell you what happened to the 9th Hispania. I myself have served Rome for the Empire. I've served in France against the Gaulois. I've served in Germania against these barbarians, but right here now,
and the walls and the northern territories facing Caledonia on Hadrian's Wall. We have met the blue demons, the Pictorium. What do you think happened to the 9th Hispania? The legion, they call it the Lost Legion. I think that's a question that every archaeologist, every historian of Roman Scotland is interested in. A lot of people have tried to say that the legion, you know, was moved to the European continent. Did it go to North Germany? Did it go to Romania? Did it go even as far away as Israel? And was it lost in a battle somewhere on the continent, or something even more boring than that? Was the legion just eventually disbanded because it had, you know, outlived its purpose? So there are lots of questions about the 9th Legion, but the hard evidence is actually much more exciting than that. The hard evidence is that the legion, its last inscription is in York, round about the winter of 108 AD. But then we find that Roman roof tiles, legionary roof tiles, are turning up in Carlisle that are stamped with the 9th Legion stamp. So we know that the 9th Legion must have been in some sizeable numbers in Carlisle, which is right on the border with Scotland. So in terms of hard evidence, Carlisle is where the story goes cold, and it may equally be the case that the 9th Legion was indeed lost either in the north of England or in the south of Scotland. And in Rosemary Sutcliffe's story, The Eagle of the Ninth, of course, the legion is lost in the mists of Caledonia. There is probably as much evidence today to suggest that that was the case than it being moved to the east and being lost somewhere in the Eastern Empire. La scomparsa della Nona Legione potrebbe essere la logica che portò molti anni più tardi al completamento del Vallo di Adriano. Una formidabile muraglia che doveva fare da ostacolo alle bellicose tribù della Caledonia. Alta fino a 20 metri e lunga 117 chilometri, è il più grande lascito dell'Impero Romano nelle isole britanniche, oggi patrimonio dell'UNESCO. Fino al 138 d.C. il Vallo di Adriano rimase il confine tra il mondo celtico e quello romano in Britannia. Nello stesso anno l'imperatore Antonino il Pio nominò nuovo governatore della Britannia Quintus Lollius Urlicus, il quale nel 141 d.C. con la Legio Seconda Augusta cominciò una nuova occupazione della Scozia meridionale. Uno dei reperti storici più rilevanti della presenza degli antichi romani in Caledonia è il ponte di Massembra, cittadina a sud di Edimburgo. Dapprima i Romani costruirono un forte sulla collina di Inveresk e successivamente il ponte di collegamento, che, più volte rimaneggiato nei secoli, è giunto fino ai giorni nostri. Behind me is a bridge built by Rome in the year AD 139. There was two villages for Roman soldiers and there was a Roman port built here. Now this is on the east coast, which is around 10 miles from Dunedin, called Edinburgh. This would have supplied the Antonine Wall as well as supplying the fort at Cramond. La rapida sconfitta delle tribù caledoniane fece avanzare la frontiera più a nord e avviò la costruzione, nel 142 d.C., del Vallo di Antonino, che si estendeva per 37 miglia e contava circa 18 forti su tutta la sua lunghezza. Il nuovo vallo formò una zona cuscinetto e consentì a Roma un'ulteriore linea difensiva, isolando i caledoniani stanziati a nord e favorendo lo spostamento delle truppe romane da est a ovest. In AD 142, the emperor gave order to build a second wall north of his lands of Caledonia. It was named after himself, Antonine,
called the Antonine Wall, from the Firth of Clyde to the Firth of Forth, 35 miles off a wall that was mostly built with wood. Manning this land was three legions. There was a 2nd Augusta, the 6th Vectrix, and the 20th Valley Vectrix. Also manning these walls was the auxiliary units. Now, the auxiliary units, they were from places like north of Africa. They were from Spain. They were from Belgium. These were the men that manned these walls. Until 165, this was fully manned and fully functional, until the emperor died himself in 165. Risalente a quel periodo e di importanza rilevante per l'approvvigionamento delle truppe romane stanziate tra il Vallo di Antonino e il Vallo di Adriano, è il Forte di Cramond. I'm at Cramond. This is a Roman fort built in the year AD 140 to 170, manned by two Roman legions, the 2nd Augusta and the Vexils. Also here was two cohorts. This was used from 140 to 170. This fort was also used to feed the Antonine Wall, which was freshly built by Antonio Pius from the Firth of Clyde to the Firth of Forth. Le tribù, prese a tenaglia tra il Vallo di Adriano a sud e il Vallo di Antonino a nord, si unirono contro Roma e formarono una confederazione caledoniana. I successi militari di Urbicus, però, non dureranno a lungo. Nel 161 d.C. il Vallo di Antonino fu abbandonato e il confine romano arretrò di nuovo fino al Vallo di Adriano. Ma non tutte le tribù stanziate oltre il Vallo di Adriano erano nemiche dei romani. Tra esse spicca quella dei Votadini. Questa tribù apparteneva al periodo dell'età del ferro. Il suo territorio si trovava in quella che oggi è la Scozia sudorientale. L'agglomerato principale era probabilmente costituito dal forte sulla collina vulcanica di Treprin Low. Già nel primo secolo d.C. i Romani avevano riconosciuto i Votadini come una tribù britannica. Ma solo tra il 138 e il 162 d.C. passarono sotto il diretto dominio romano, poiché stanziati tra il Vallo di Adriano e il Vallo di Antonino. Poi, quando i Romani si ritirarono definitivamente verso il Vallo di Adriano, i Votadini diventarono uno stato cuscinetto amico, ottenendo così i frutti dell'alleanza con Roma. Gli scavi nel territorio dei Votadini, in particolare intorno a Treprin Low, hanno portato alla luce numerosi reperti, custoditi al Museo Nazionale Scozzese di Edimburgo, che testimoniano un discreto livello di commercio con Roma. Non è però certo se gli oggetti rinvenuti fossero stati scambiati o donati loro dai Romani in segno di pace. Successivamente, nel 209 d.C., Settimio Severo avviò una nuova campagna contro la Confederazione Caledoniana, sostenendo di essere stato provocato dal loro spirito bellicoso. Vennero così costruiti diversi forti e ci fu un'importante riqualificazione del già esistente Forte di Cramond. One of the most famous finds in Scotland or Caledonia was actually here in Cramond. In 1997, they found a large lioness with its teeth plunging into, looked like a slave. This, we don't know whether it was the opening of the port or if it was in fact a grave of a Roman centurion or someone of higher status. This was found in 1997 as in show at Edinburgh Museum. Nel 211 d.C. Settimio Severo morì a York e i suoi piani di conquista vennero abbandonati. Nel 213 d.C. i Romani arretrarono definitivamente verso il Vallo di Adriano. I motivi del fallimento e l'incapacità da parte romana di conquistare il nord della Britannia sono stati oggetto di un lungo e acceso dibattito tra gli storici.
Sembra plausibile che quando il nord poteva essere conquistato, le priorità dell'impero romano fossero altre, come inviare le truppe sul Danubio. Per cui il ritiro potrebbe essere dipeso da una precisa volontà di spostare le attenzioni verso un territorio più appetibile, piuttosto che una mancanza di capacità militare. Difficile valutare cosa abbia lasciato in eredità questa occupazione. Infatti, oltre ad un patrimonio archeologico interessante, non ci sono evidenze che in ambito economico, sociale o religioso abbia lasciato una grande influenza. Chi sei? Come ti chiami? I am Gaius Julius Fabius. Da dove vieni? I'm born under the Seven Hills, the place they call Rome. E cosa fai qui? I'm a centurion of Rome. I was picked by the Senate. I command 100 men and 80 fighting men. We are the first cohort of the 2nd Augusta. I'm standing here in a place called Hadrian's Wall, the end of the Roman frontier.